Max, dimmi, ce l'hai un power bank? No, vecchio. Dai, io solo... No, non ce l'ho. No, perché si era scaricato, mi sono dimenticato di caricarlo. Ho capito, quindi senza power bank. Sessione? Sì, senza ogni power volta bank. Abbiamo 6 power bank, cioè non posso caricarli tutti, mi sono dimenticato di caricare quelli che ho a casa. Ascolta, però dobbiamo prendere un power bank, possiamo andare avanti con i power bank, quelli a due uscite, così... Prendiamo qualcosa di serio. Cerco. Trovato qualcosa? Sì. A vedere. Preso. Ah, non mi fai neanche vedere. No, posto. Vabbè, mi fai studiare. Adesso arriva. No, no, lo no, puoi. Ok. Arrivato. Che velocità, Cri. Uè, 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 uè. L'ho preso io, lo apro io. Cos'hai comprato? Ragazzi, adesso vi faccio vedere. Pronto? Vai! Aperto al contrario. Te lo dico così. Ha la faccia del power bank. Pesa? No. Ha un peso... Ah, no. Bene. Hai 10 minuti per impararti tutto, che dobbiamo spiegare un attimo cos'è e come funziona. A te, tu compri, io devo spiegarlo. Meno male che mettono questo, ragazzi. Bene, ragazzi, allora, Cri, studiato tutto ovviamente, ma a parte gli scherzi, abbiamo fatto una piccola gag per rompere un po' gli indugi, perché sarà un video unboxing. Siamo in sessione, ragazzi, abbiamo il gazebo qua, abbiamo fatto la notte, il video uscirà dopo, prossimamente, dopo di questo, insomma. E video unboxing dedicato a un prodotto in particolare, quindi nella gag abbiamo parlato di power bank. Perché? Perché essendo un canale di informazione, Crimax, ragazzi, e non c'è solo la pesca nel nostro mondo, perché c'è tutto l'outdoor, quindi c'è la sopravvivenza, chiamiamola così, nella natura, c'è il dover ricaricare cellulari, torce e tutto quello che ne consegue. Ma come diciamo sempre, tutto quello che vi facciamo vedere, ragazzi, non è perché il sabato mattina non abbia niente da fare, quindi sveglia alle 5, prima luce, facciamo il video così a caso, no. Tutto quello che facciamo è perché siete voi che ci spingete a farlo e vi ringraziamo. Quindi, una domanda che ultimamente ci fate spesso, che non riguarda la pesca in particolare, ma che appunto riguarda come noi, tanti di voi, perché siete degli youtuber, siete nostri colleghi, siete appassionati comunque di fotografia, di video, vi fate le vostre riprese private, oppure siete come noi, comunque noi per forza di cose attaccati tra virgolette ai social, quindi bisogna ricaricare il cellulare, bisogna ricaricare il tablet per essere sempre pronti per fare una bella foto. Quindi come facciamo, ragazzi, a essere tranquilli quando magari più voi che noi fate sessioni un po' più lunghe, quindi di 2-3 giorni, a volte anche di una settimana ne fate? Come fate per avere la possibilità di ricaricare più volte il vostro cellulare, la torcia da testa che si scarica continuamente, la videocamera, il faretto della videocamera? Ma tante di quelle cose che per noi youtuber sono fondamentali per girare i nostri video. Ora abbiamo qua davanti, signori, secondo me un prodotto che può fare a caso nostro. Per i più sensibili, ovviamente, non è televendita, questo lo trovate nei supermercati di un certo livello, noi l'abbiamo trovato su internet, ma abbiamo visto comunque che lo potete trovare anche nei negozi.
È un prodotto molto caratteristico, perché? Perché a livello di rapporto qualità-prezzo, signori, non sto qua neanche a dirlo perché lo trovate comunque su internet, questo è l'EcoFlow River 2, praticamente va quasi a costare, se non di meno, come un power bank, quelli che sono adibiti proprio dalle case del car fishing, ok? Adesso non menziono nomi o robe, ma sappiamo tutti che alcune case fanno dei power bank, addirittura delle piccole torrette power station, e i costi più o meno sono questi. Però ci sono delle piccole limitazioni secondo noi, ecco perché non abbiamo comprato uno di quei power bank, ma abbiamo dirottato la scelta su questa macchina qua. Perché comunque non hai una vera e propria, come si può dire, non sai veramente quando può abbandonarti il power bank. Perché sì, hai i 4 LED magari che si illuminano, ti dicono guarda che sei a metà batteria, però secondo noi, per esperienza anche personale, perché ne abbiamo noi 3-4 di power bank, ma soffrono anche tanto il tempo, cioè quando c'è freddo freddo mi c'è capitato che alcuni power bank ci hanno abbandonato. Quindi cosa fai? Ne ricompi un altro ancora, poi devi sei limitato anche perché hai solo le prese USB, a volte trovi magari l'NFC, mi sembra che si chiami, che appoggi il telefono si ricarica, però il telefono quindi vuol dire che sta sopra lì, ma se fa freddo si gela tutto, anche il telefono, soprattutto sono sensibili le GoPro, le videocamere, queste cose qua, apparecchiature elettroniche per noi youtuber. Detto questo, non vado oltre, taglio un attimo, abbiamo deciso di andare su questo prodotto perché? Innanzitutto perché ha più uscite, ok? Quindi ha delle uscite USB, USB-C, ma soprattutto, cosa fondamentale, perché un domani potrebbe servirci, ma già abbiamo scoperto che ci serve, ha l'uscita di corrente alternata, quindi quella che abbiamo a casa, e in più un'uscita accendisigari, perché anche qua potete prendere dei prodotti magari da camper o robe varie, tipo un phone che si attacca al 12 volt per chi fa sessioni. Ragazzi, collegate tutto su sta macchina, cioè c'è poco da fare. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, dentro ovviamente ci danno il libretto di istruzioni, il cavo per attaccarci alla corrente e il cavo per attaccarci alla 12 volt della macchina. Adesso pian piano andiamo a vedere tutto, dal come si carica a come butta fuori la sua energia. Allora ragazzi, ovviamente l'avevo già caricato a casa perché volevo testarlo e volevo essere sicuro che funzionasse prima di venire qua a aprirlo, perché non è arrivato il corriere, magari qualcuno non l'aveva ancora capito, non è arrivato, era una gag. Allora, vi posso garantire di una roba, l'ho caricato in un'ora, quindi voi in un'ora, quindi più o meno è il mio tempo quando devo caricare la macchina, che vado giù in box, sono tranquillo, mi risistemo tutte le cassettine, tutte le varie borse o roba, passo veramente quasi un'ora, perché mi piace, è il mio momento libero quello. Carico tutto, sono tornato su e era carico, ragazzi, non ci credevo, ma in un'ora lui si ricarica. E questo però poi si può anche modificare, perché c'è anche un'applicazione, ne parliamo dopo, ma in un'ora io l'ho caricato. Allora, ovviamente l'ho caricato con il suo cavo, quello che va attaccato alla corrente. Senza fare troppo gli esperti, perché ragazzi, lo sapete, esperti non lo siamo, vi dico giusto due caratteristiche, ma le leggo sul libretto di istruzioni. Allora, peso netto 3,5 kg. Quindi già partiamo da qua, perché questa qua praticamente è come un secchio pieno di boilers, perché la portiamo tranquillamente, cioè non pesa così tanto, 3,5 kg non sono tanti, e quindi anche per questo abbiamo fatto questo passo qua, questo acquisto, proprio perché la posso nascondere ovunque, dentro una borsa, dentro, cioè se alziamo lo zaino di Christian pesa 20 kg penso, quindi questa è irrisoria, gli cacciamo dentro anche questa e siamo a posto, non se ne accorge. Dopodiché batteria, vediamo un attimo sulla batteria che era importante, LFP, quindi una ottima batteria, che è, qua dice cicli di vita, addirittura 3000 cicli, cioè sono tanti ragazzi, capite che vabbè che potete usarla anche in altri modi questo, dopo vi faccio alcuni esempi. Qua ci mette tutte le varie temperature che dobbiamo stare attenti, quando è in funzione,
determinate temperature, quando incarica altre, ma non è il nostro caso. Ci dice tutte le uscite che abbiamo e ovviamente ci dice che possiamo far uscire corrente, quindi corrente alternata, quella che abbiamo a casa, fino a 300 watt, ok? E perché vi dico questo? Perché non pensate che prendete la prima cosa che avete a casa, tipo un phon, che di solito vanno dai 1800 fino ai 2400 watt, lo attaccate e funzioni. No, non funzionerà mai, ragazzi, perché è un piccolo power bank comunque questo. Quindi si devono prendere dei prodotti apposta per utilizzarla nel migliore dei modi. Ma per noi carpisti, youtuber o per chi gli piace le escursioni va più che bene, perché quello che deve ricaricare sicuramente non si porta un phon da 1800 watt, sono tutte robe che consumano veramente poco, il cellulare, la videocamera, la torcia alla testa e tutte quelle cose che quando siamo fuori all'aria aperta ci possono servire. Quindi abbiamo detto che si ricarica in un'ora, velocissima, e soprattutto come rapporto qualità-prezzo, ripeto, per me era questo l'acquisto da fare, piuttosto che un power bank proprio dedicato per il car fishing. Ora andiamo nel dettaglio a vedere la sua faccia, diciamo, e quali sono le uscite che ci dà e come funzionano. Allora ragazzi, come avete avuto modo di vedere, noi siamo sempre quelli fortunati, quindi da sole che c'era fino a un minuto fa, che avete visto l'ultima clip, siamo passati con la nebbia dietro, cioè vabbè, Meteo Climax non perdona ragazzi. Come vi dicevo, la Power Station presenta degli ingressi per poterla caricare e delle uscite per permetterci di caricare i nostri accessori. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Allora ragazzi, come caricare la Power Station? Ci danno due cavi in dotazione, questo è quello che attaccheremo alla corrente che andrà qua, vabbè, lo faccio vedere giusto per cronaca, questo è quello che andrà in macchina nell'accendisigari che andrà qua. Quindi questi sono i due metodi per caricare, ma ovviamente c'è anche un altro metodo che è quello del pannello solare, ma non ce l'abbiamo ragazzi, quindi non possiamo farvelo vedere. Andiamo invece a vedere come ci dà energia, quindi quali sono le porte che possiamo sfruttare, le varie uscite. Abbiamo la corrente alternata, che è quella di casa, abbiamo detto, abbiamo un 12 volt che è come quello della macchina e in più abbiamo due porte USB qua davanti e in mezzo centrale c'è la porta USB-C, perché tipo il mio telefono, il cavo di nuova generazione è USB-USB-C, quindi comoda anche questa, ma quasi tutti i telefoni di ultima generazione dovrebbe essere quella. E in più abbiamo un display qua davanti e il bottone di accensione che è proprio questo qua colorato. Adesso ragazzi facciamo delle piccole prove, quindi andiamo ad attaccare più accessori e dopo andiamo anche a vedere un attimo quella che è la sua applicazione. Allora ragazzi, vado un attimo a ricreare, e le immagini lo confermeranno, quello che abbiamo fatto ieri sera, ovvero mettere tutta la nostra attrezzatura in carica. Come vedete dalle immagini che stanno passando, avevamo attaccati due telefoni, le nostre due torce da testa e forse un'altra roba, adesso non mi ricordo. Adesso cosa facciamo? Con la luce del giorno rifacciamo un attimo nuovamente l'operazione e vi faccio vedere la semplicità di utilizzo di questa, di questo mega power bank praticamente, ok? Quindi procediamo e andiamo ad attaccare tutto quello che ho sul tavolo, mi sono già preparato i cavi e andiamo a vedere come si ricaricano. Ok ragazzi, allora ho rimesso gli occhiali perché c'è uno spiraglio di sole che mi dà fastidio con sta nebbia, vabbè, impressionante. Partiamo, corrente di casa, quindi 220, andiamo ad attaccare la spina e pronti via. Aspetta che spengo, ok, vado a inserire e dovrebbe accendersi, eccolo qua, in carica. Quindi primo dispositivo carico. Dopodiché andiamo ad attaccare il faretto, che è quello che ci serve per illuminare. Questo è uno dei tanti che abbiamo, quindi pensate voi quanti devono stare carichi. Andiamo ad attaccarlo sulla porta USB e voilà, adesso non si vedrà ma si è acceso. Qui non so se si vede, ah sì ragazzi, perché scusate, devo farlo, Chris, scusami, devo farlo perché sei bellissimo. Allora, Christian dietro alla videocamera, io adesso lo riprendo perché, cioè, guardate Spielberg,
Cioè, sei fantastico. Cuffie, telecamera da regista, grande, ti adoro. Allora, fatta sta piccola cavolata, ma sembrava veramente, sapete quando ci sono i registi con la seggiola? Cioè, ok, quindi messa in carica anche questa. Dopodiché, USB-C, perché io ho il cavo USB-C, pronti via, andiamo a mettere in carica anche il mio. E voilà, messo in carica anche questo. Tra l'altro è scarico, quindi lo lascio in carica. Quindi, in questo momento abbiamo usato tre porte. Ci mancherebbe ancora una porta USB, adesso non so se Cree ci può portare qualcosa, e addirittura la presa accendi sigari. Quanto stiamo consumando? Ce lo dice il display. Cioè, stiamo consumando praticamente 11 watt di 300 disponibili che abbiamo. Quindi capite che cioè, sono tanti, e va benissimo questo tipo di prodotto per quello che dobbiamo caricare. E chi invece utilizzerà questo prodotto perché magari è amante anche delle escursioni estreme, io non so che apparecchiatura deve portarsi o cose quanto consumano, ma ricordiamoci che fino a 300 watt vai tranquillo. C'è il boost da 600 che può farti utilizzare sì un prodotto che va fino a 600 watt, ma ovviamente con un regime un po' più scarico rispetto al normale, che è quello della corrente di casa, ok? Se attacchiamo un phone da 2000 watt va in overload, va in protezione, parte la ventola, non si rompe niente, ma il phone non va. Ok, dopo faremo un dettaglio bene sul display, chiedo a Cree se poi può venire qua e andremo a vedere la percentuale di batteria che sta consumando e quanta ne rimane, perché questo display ci fornisce tutte le informazioni. Quindi, detto questo, possiamo andare a vedere proprio il display, perché abbiamo caricato tutto, Cree non mi ha portato niente da caricare di altro, quindi vediamo che informazioni ci dà il display. Allora ragazzi, vediamo un attimo una piccola panoramica su quello che è il display. Come potete vedere è diviso in vari settori. A sinistra il numero 7 indica le ore restanti in questa composizione, quindi praticamente avendo attaccato tutto, Cree è riuscito a trovare anche un accendisigari per attaccare la zanzariera, quella elettronica che avevamo comprato, ma adesso che mi viene in mente, anche quest'estate potremmo comprarci il ventilatorino e tenerlo sempre acceso, quindi anche quello è un bel accessorio. E come vedete, 7 a sinistra sono le ore che restano di vita, praticamente siamo all'81%, se continuiamo a tenere attaccato tutta sta roba, lui dopo 7 ore smetterà di funzionare. Centrale nel tondino vediamo la percentuale di durata della batteria, di carica della batteria, in alto a destra 0 in questo momento perché riguarda l'input, mentre sotto potete vedere un 15 che è praticamente quello che stiamo consumando, dovrebbe essere 15 watt, quindi tutta sta roba qua ci porta via solamente 15 watt. E come dicevo prima, è importante tenere sotto d'occhio quanto stiamo consumando, perché comunque abbiamo un'idea di quanto poi potrà durare la batteria. Adesso addirittura è salita a 8, probabilmente perché il cellulare di Christian era quasi carico, penso che abbia smesso di caricarsi. E sotto alla porta USB-C vedete il tastino di accensione e spegnimento, e sotto la presa accendisigari e quella della corrente alternata ci sono i due tastini per mettere in funzione le due porte. Ok ragazzi, allora prima di andare alle conclusioni, Cree, se sei d'accordo, facciamo vedere un attimo l'applicazione, perché come tutte le cose, ovviamente ha un'applicazione. Esce una nuova roba sul mercato, applicazione. Però devo dire molto ben fatta e molto comoda. Adesso sì, ve la spieghiamo. Esatto. Bene, allora, l'applicazione, come vedete, si chiama EcoFlow, come il prodotto. Andiamo ad aprirla. Subito, che cosa vediamo? Vediamo il tempo disponibile, bello in grande, e lo stato della batteria. In questo momento abbiamo un 84% residuo di batteria. Lui ci dice che se non attacchiamo niente abbiamo 99 ore di autonomia della macchina. Poi, scendendo più verso il basso, ci fa vedere gli ingressi e le uscite. Gli ingressi ovviamente sono quelli che servono per caricare la macchina, il dispositivo, mentre se andiamo su uscite ci dà la possibilità di interfacciarci con quelle che sono appunto le nostre uscite. In questo momento io ho il cellulare in carica con la presa 220, quella che abbiamo a casa.
è spenta in questo momento. Io, se voglio, tranquillamente dall'app posso accenderla e noterete che l'iPhone va in carica. Quindi vado ad accenderla, vediamo se riesco. Ok, accesa, e vedete che l'iPhone in alto a destra dà il simbolo di carica. Quindi, volendo, anche senza alzarmi per andare a schiacciare il tasto direttamente dalla macchina, posso gestire i dispositivi. Stessa roba per la presa accendisigari. Ovviamente, una volta che io vado ad attaccare un qualcosa, l'applicazione si aggiornerà. Quindi siamo passati da un ipotetico 99 ore di autonomia a un 14 ore se lascio costantemente in carica il mio cellulare. Quindi è comodo anche per capire quando, come noi, dobbiamo attaccare GoPro, fotocamere, torce da testa, il ventilatore d'estate, faccio un esempio, quello della Tracker, oppure la torcia, quella notturna che lasciamo sempre in carica così rimane sempre accesa come luce di cortesia. Riusciamo a capire quanto ci stanno portando via a livello di, appunto, consumo, e riusciamo poi a gestirci. Questo ovviamente su un power bank è difficile vederlo, perché una volta collegate anche magari tutte le tre porte USB che ci può offrire un power bank, ma non sappiamo da lì se a poco o se a tanto quando smetterà di funzionare il nostro power bank, perché comunque, a parte le piccole tacche di luce che ci danno, non c'è una reale percentuale poi di residuo batteria. Oltre a questo, ragazzi, quindi oltre alle funzionalità di ingresso e uscita, andiamo a vedere quello che ci offre il menu. Quindi sul menu non riesco, ok. Sul menu abbiamo diverse funzioni. Una cosa che trovo molto interessante è la possibilità di gestire la macchina veramente a 360 gradi. Parliamo un attimino di quello che ci riguarda più da vicino nella vita reale, e magari anche il consumo della corrente a casa. Io posso decidere se far sì che la macchina si ricarichi in un'ora, come dice appunto, ma vi posso garantire che si carica in un'ora, come magari in più tempo. Ma questo come lo posso stabilire? Andando sulla velocità di ricarica, lui mi chiede con quanta potenza di watt posso far ricaricare la macchina, ed ecco che io posso andare a interagire tramite l'applicazione e dire la voglio ricaricare a 150 watt di potenza. Ovviamente non basterà un'ora, ce ne vorrà di più, però vado a gestire questo consumo di corrente, e quindi in questo ci dà veramente una mano l'applicazione, perché posso interfacciarmi a tu per tu con la Power Station. Dopodiché, un'altra impostazione, vabbè, l'ingresso auto, posso decidere se fare 4, 6 o 8, modalità CC, andiamo a vedere che cosa è insieme, automatico, qua ci dice come vuoi ricaricarla, se con l'accendisigari, con l'energia solare, quindi tramite un pannello solare, o se in automatico me la mette con quello che appunto è lo stato attuale della mia ricarica. Dopodiché abbiamo una funzionalità X-Boost, che io lascio accesa perché praticamente ci dà la possibilità di superare le 300 watt di energia, di potenza che ha. Ha un boost che può arrivare fino a 600 su alcune apparecchiature, e se sforiamo va in protezione, quindi viene fuori la scritta sul display overload, si spegne la macchina, non si brucia niente, però ovviamente il nostro apparecchio non funzionerà. Livello di scarica e carica, io qua ho programmato, perché sono una di quelle persone che non vuole che il proprio dispositivo, che può essere un cellulare, può essere la Power Station in questo caso, si carichi fino al 100% ogni volta. L'ho lasciato solo fino al 96%, e che non si scarichi a 0%, ma già al 5% la macchina si spenga. Questo perché mi è stato insegnato da chi lavora in questi campi. Poi, ragazzi, ognuno può dire la sua.
tua, perché io me lo sono fatto solo spiegare da alcune persone, andare a ricaricare costantemente al 100% e andare a scaricare completamente allo 0% una batteria può a lungo andare dare problemi, ma probabilmente non è neanche questo il caso, ma io sono tarato su questa cosa e quindi ho fatto questa taratura. Dopodiché ci chiede i timeout, ovvero quando l'unità si deve spegnere, io ho messo mai, quando il display si deve spegnere, io ho messo 5 minuti, e quando il timeout della corrente si deve spegnere, io ho messo mai. Dopodiché niente, continua ad andare di là. Dopodiché qua ci fa vedere il firmware, il centro assistenza, specifiche unità di temperatura, va bene. Una cosa molto bella è che l'app è in costante aggiornamento, quindi EcoFlow manda gli aggiornamenti per risolvere i vari problemi che ci possono essere, che si possono creare con appunto l'utilizzo che gli utenti poi fanno pervenire a EcoFlow, e quindi loro, mediante gli aggiornamenti come ce li mandano noi per i vari social o applicazioni sul cellulare, vanno a correggere questi bug, questi errori. Basta, penso di avervi fatto vedere tutto, questo l'avevamo già visto, possiamo fare una piccola carrellata sulle specifiche. Abbiamo una capacità di 256 watt, dopodiché abbiamo il supporto 12 volt, una ricarica solare che può essere fatta con un massimo di 110 volt, peso 3,5 kg, un'altra nota molto importante che appunto non è da sottovalutare, perché veramente non pesa niente. Dimensioni piccoline, uscita presa accendisigari 100 watt massimo, l'USB-C a livello di uscita 60 watt, e per quanto riguarda l'USB-A 12 watt massimo. Quindi mi sembra di avervi fatto vedere tutto, ragazzi, sulle impostazioni. È ben fatta l'applicazione, è molto intuitiva, ma soprattutto veramente con questo discorso che posso interfacciarmi direttamente dall'applicazione, pensiamoci in pesca, pensiamoci che abbiamo un cavo per caricare il cellulare di un metro e mezzo, di solito ce le danno per i cellulari nelle confezioni, il tavolino ce l'abbiamo dietro al letto, il telefono ce l'abbiamo nella taschina del lettino, io semplicemente vedo che si sta scaricando, vado su accensione della corrente alternata e mi vado ad accendere e spegnere la mia carica, quindi basta un semplice tac e vedete che il telefono è di nuovo in carica. Bene, come avete visto è andato a 78 ore perché appunto si era scollegato la corrente, e adesso riattaccandola mi dice 18 ore, quindi è molto realistica in tempo reale. Ecco, adesso è scesa a 15 perché ovviamente si deve riprogrammare un attimo, e spero di essere stato chiaro, ragazzi, quindi torniamo a noi. E rieccoci qua. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Cri, devo dire che stavolta hai fatto un buon acquisto. Bravo. Sì. Bravo, bravo, abbiamo, testina, ragazzi, bravo. L'abbiamo presa. No. Non l'hai pagata tu? Io? No. Ok, perfetto, abbiamo pagato insieme. Ok. Allora, ragazzi, riassumendo, abbiamo scelto questo prodotto prevalentemente per la pesca, perché adesso, come avrete visto, facciamo delle sessioni un po' più lunghe delle altre, sì, che facciamo, quindi non sono più le solite 3 ore, ma facendo delle notti aumenta il numero delle ore fuori in sessione, e di conseguenza la roba si scarica di più, perché un conto 3 ore, un conto necessitavamo di avere una power station, un power bank, esatto, con altre prestazioni, come stanotte che è partito il pesce, quindi abbiamo usato le nostre cose, quindi dovevamo rimetterle in carica, esatto, dopo. Quindi oltretutto, ragazzi, ha un tempo di ricarica veramente veloce, un'ora. Oltre che la ricarica, anche proprio come ho visto, come torce tutto, ci mette un attimo a ricaricare. Sì, e ti dico una cosa che ho letto e che ci tenevo a sensibilizzare per chi è un po' più green, ok? Se avete un pannello solare, o loro, la stessa EcoFlow, abbiamo visto che ha i suoi pannelli solari, questo praticamente si ricarica con l'energia del sole, cioè voi non dovete neanche più attaccare al 220 a casa, perché di questi periodi le bollette sappiamo che sono un po' impazzite, e anche in sessione è in costante ricarica, e oltre alla velocità, perché io l'ho provato, l'ho caricata un'ora veramente, e vi siete dimenticati di caricarla come spesso accade a lui? Partiamo in macchina per andare in viaggio, cioè abbiamo un'oretta davanti, un'oretta e mezza, due, accendi i sigari, lei si ricarica. Poi, ragazzi, ha un'altra cosa molto utile che va al di fuori della pesca,
una power station di questo tipo vi fa comodo anche a casa. Perché? Sì. Perché ragazzi, allora adesso vi faccio un esempio da un ex possessore di acquari. Capita, e mi è capitato, che appunto salta la corrente e l'ossigenatore improvvisamente non si sa perché non funziona più. Avete presente quando vi trovate il cartello giallo sul palo della luce fuori di casa? Staccheremo la luce dalle ore 7 alle ore 16. Quindi questa è applicata a casa come sicurezza. Ma da backup? Cioè va via la luce, c'è questa. La corrente, questa continuerà a darvi corrente, perché voi potrete attaccare, vi faccio un esempio di collegamento, l'ossigenatore dell'acquario, prendendo l'ossigenatore dell'acquario, alla power station, la power station alla corrente così, di casa. Sì, sì, giusto. E lasciate così, salta la corrente, avete la power station che vi dà autonomia per ore. Sì. Veramente sì. Per ore all'ossigenatore dell'acquario. Non è l'ossigenatore dell'acquario, avete una famiglia, andate fuori in campeggio in giornata, noi siamo genitori quindi capiamo, magari certo, dovete scaldare certo. Il latte al bambino, lo scaldalatte ovviamente va a corrente, sì. Come fate? Cioè una cosa così, pensandola anche a una famiglia. Ma sì, perché è un utilizzo, alla fine ragazzi è corrente, la corrente ovunque andiate ormai serve, quindi cioè, oltre, c'è che poco da fare. Oltre che per il car fishing, noi l'abbiamo presa, ripeto, esclusivamente per il car fishing, però può essere un attrezzo che vi può aiutare anche al di fuori della pesca. Beh, ripeto, un campeggio, un ci sono tanti carpisti che sono amanti della fotografia, che sono amanti delle riprese, non poi, sono ragazzi, per forza youtuber, cioè. Cioè la portate veramente, hanno fatto anche il per prenderla appunto con la mano, così molto pratica, quindi ecco. Anzi guarda, arrivo ragazzi, non lo so. Comunque veramente siamo contenti di questo prodottino qui, e adesso ovviamente ci accompagnerà per tutte le nostre sessioni che andremo a fare, e perlomeno ragazzi non abbiamo più 4-5 power bank ogni volta per caricare le varie cose, quindi ecco che ci viene veramente molto in aiuto. Poi se come Max avete la borsetta apposta, c'è neanche farla apposta ragazzi. Ah, mettila giù così. C'entra precisa. Aspetta, io la tengo, vai. Ah, precisa ragazzi, precisa. L'utility bag. Perfetta ragazzi. Qua sopra mettete, che ne so, le torce da testa. Oh, è giusto. Neanche farla apposta. Cioè, vedete ragazzi, non è che facciamo acquisti così a cavolo, è sempre tutto mirato quello che facciamo, ma come ho già detto, perché siete voi che ci date gli input. Siete voi che ci date gli input, la vostra domanda che a volte avete paura a fare perché sembra stupida, non è mai stupida ragazzi, perché noi la tramutiamo se possiamo in un video. Quindi anche perché noi siamo un canale di informazione, quindi sapete, certo, che quando ci capita l'occasione, certo, che può anche andare al di fuori della pesca, ovviamente può andare al di fuori, ma che magari può comunque coesistere col nostro mondo, perché questo non c'entra niente con la pesca, non è un sacco di boilers, ma l'abbiamo preso esclusivamente per, esatto, la pesca, esatto. Detto questo, non vuol dire che chi ha il power bank non vada bene, ma secondo noi è un pochettino limitato, quindi una cosa così ha svariati usi, e se devo spendere quelle cifre preferiamo spenderle in questo modo, esatto, basta. Poi ragazzi, se siete curiosi di vedere un attimo l'azienda, i prodotti, vi lasciamo in descrizione il link, ah beh, sì, del tanto, sito dell'azienda, non ci costa niente. Mi date un'occhiata un po', perché fanno cose molto interessanti, quindi... sì, sarebbe carino avere anche un bel pannellino solare, perché anche qua le aziende di car fishing lo fanno, ce ne sono tante, però a questo punto, visto che ci sono del suo marchio, preferirei eventualmente un domani, non adesso ragazzi, perché comunque hanno un costo, però per chi viaggia spesso, fa settimane in pesca e bla 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 bla, andiamo ragazzi, avanti, non siamo ipocriti, sì. Non, adesso non è più car fishing ragazzi, avere le comodità a un altro prezzo. Vabbè Chris, si scarica la torcia da testa, cioè perché cosa devi fare, avere, scusa, le comodità al giorno d'oggi anche per la pesca non è fashion, non è
è essere comodi, è essere tranquilli, di avere sempre un cellulare carico per essere reperibili, avere sempre una torcia carica perché se è di notte devo illuminare, per qualsiasi cosa, ragazzi. Beh, veramente... Noi siamo anche comunque youtuber, abbiamo un canale, ci serve ricaricare, cioè non noi è abbiamo tanto da fare i tutta l'attrezzatura video e quindi ecco, per non dilungarci troppo, ragazzi, questo è stato un altro dei nostri acquisti mirati secondo noi, sì, per quello che dobbiamo fare. Quindi esatto, vedrete ancora a video la Power Station, vedrete, beh, sì, che la utilizzeremo. Assolutamente, e soprattutto adesso che viene avanti la bella stagione, Cree, che... Per adesso che abbiamo trovato anche la borsa... Esatto, adatta. Neanche a farla apposta. E quindi ragazzi, speriamo che questo video vi sia stato utile, speriamo magari di aver tolto qualche dubbio a chi continuate magari... a scriverci tutto quello che vi viene in mente, perché se possiamo vi aiutiamo e lo tramutiamo in video. Come vedete, era un pezzo che ci scrivevate, Power, beh, alla fine è capitata l'occasione, che fatalità, ci serviva qualcosa di diverso. Esatto, esatto. E ne abbiamo approfittato, ragazzi. Bene, sperando di esservi stati utili anche stavolta, da Creemax con la EcoFlow. Sì, facciamo la salutare anche a lei, dai. Con la EcoFlow. Eccola qua, ragazzi. Con la EcoFlow, ci vediamo nel prossimo video, che magari è il video proprio della sessione che abbiamo fatto stanotte. Ma chi lo sa? Che è partito il pesce, esatto. Da Creemax è tutto, ragazzi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao.